NAS per verificare che quello che è stato fatto dalla regione è stato fatto bene. Ma è assolutamente così. Ho chiesto al Ministero, d'intesa con il Presidente della Regione, di verificare un po' i dati, perché noi abbiamo il dovere di trasmettere verità ai cittadini. Il lavoro che si fa nelle strutture ospedaliere è un lavoro enorme. Quello che ha fatto la Regione, che ha trovato un numero assai più esiguo di posti letti di terapia intensiva quando si è insediato il governo Musumeci, è un lavoro molto impegnativo. Noi abbiamo allineato i dati, ho chiesto alla Società Italiana di Anestesia e Rianimazione, che è intervenuta, di certificare semplicemente la realtà, che ciò che è scritto sulle nostre piattaforme è vero ed è in linea con i parametri ministeriali. Se poi il direttore generale del mio assessorato, in maniera un po' forte, ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, io penso che abbia fatto il suo dovere. Noi abbiamo tutti una grande responsabilità. Io l'ho detto anche molti mesi fa, il sistema sanitario deve funzionare perché porta su di sé la responsabilità di garantire anche la tenuta delle attività produttive e delle attività economiche in una regione che certamente non è tra le regioni più ricche del nostro paese. Quindi io penso che i cittadini devono avere contezza che, a differenza di altre regioni italiane, nemmeno un paziente siciliano ha mai avuto bisogno di essere trasportato in un'altra regione. Così come rispetto agli indici di occupazione dei posti letto, noi abbiamo dei dati che vengono certificati dal Ministero, dalle nostre direzioni generali, dall'Agenas, e la gente deve sapere che al governo ci sono delle persone per bene. Poi capisco la polemica politica, capisco la polemica sindacale, siamo tutti un po' sotto stress. Però bisogna dire la verità ai cittadini e bisogna soprattutto spiegare che non viviamo un tempo ordinario, altrimenti non si parlerebbe di emergenza. Come spiega il disallineamento sui dati certificati dalla Regione e il contromonitoraggio della CIMO? Ma io non entro nella polemica sindacale semplicemente perché mi è sufficiente che la Società Italiana di Anestesia e Rianimazione abbia detto che siamo noi dalla parte della realtà. Si aggiungeranno i NAS. Capisco la dialettica sia politica che sindacale, però io ho la responsabilità di guidare oggi, nel corso di un'emergenza, il comparto più difficile dell'amministrazione regionale. E quindi ho il dovere di non alimentare polemiche con nessuno, di non essere piccato dalla idea che si possa aver detto qualcosa di non vero ai cittadini. I cittadini siciliani alla fine dell'emergenza giudicheranno. Lo giudicheranno loro. Io ho serena la chiara consapevolezza che noi abbiamo fatto con onore quello che dovevamo. Alla fine dell'emergenza, perché questa emergenza finirà, saranno i cittadini a fare una loro valutazione. E a quella, ovviamente, che non è appellabile, ognuno di noi ha il dovere di uniformarsi. Con la cultura del sospetto la verità quanto ci perde? Tanto, 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 perché noi abbiamo un dovere in più oggi, tutti, nessuno escluso. Abbiamo il dovere di testimoniare verità. E se ci sono cose che non vanno, è giusto che venga detto. Così come è giusto che venga detto se ci sono cose che vanno bene. Trasmettere la sensazione che forse però potrebbe non essere come detto, secondo me oggi non fa un buon servizio ad un momento di straordinaria, unica emergenza che noi stiamo vivendo. Nella pandemia del 1918 la Sicilia è stata la seconda regione italiana per morti. Ci sono state famiglie che hanno perso intere generazioni. Oggi siamo oltre 100 anni dopo. Ma viviamo la stessa trepidazione, la stessa paura. Rispetto ad alcuni mesi fa, oggi ognuno di noi conosce una persona malata. Magari ne conosce una che è a casa, ma ne conosce una in ospedale, ne ha conosciuta una in terapia intensiva, magari ha conosciuto qualcuno che non c'è più. E io vorrei che tutti avvertissero il senso della responsabilità di un momento unico nella storia, che è quello che noi oggi stiamo vivendo. Assessore, si procederà per distretti per quanto riguarda le zone rosse perché i controlli non hanno funzionato. Lei ha citato il caso di Vittoria e di conseguenza i comuni limitrofi che sono stati costretti a diventare zona rossa.
Beh, i controlli sono fondamentali. Se viene istituita una zona rossa e viene detto che non si esce da quel comune ci vuole qualcuno che controlli che non si vada da una parte all'altra. Noi abbiamo allargato il monitoraggio a distretto, lo abbiamo fatto perché il virus è un qualcosa che circola e quindi non vogliamo fare altro che stringere la catena attorno al virus quando si materializza, ma il monitoraggio prosegue settimanale perché grazie a Dio la Regione ha un efficiente osservatorio di epidemiologia che ogni settimana ci consegna i dati per ogni comune e per ogni distretto sanitario.